3, 2, 1, motore. Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo. Benvenuti sul mio canale YouTube. Oltre al canale YouTube, io ho un sito gerardobonomo.it dove trovate articoli e anche in parte i video che trovate sul mio canale YouTube. Mi occupo esclusivamente di fotografia a pellicola bianco e nero. E amo la fotografia a pellicola in bianco e nero e giusto per la cronaca, un po' di autoreferenziazione, tengo anche corsi one to one, quindi non workshop, di ripresa, sviluppo e stampa, tassativamente argentica, sia di piccolo che di medio che di grande formato. Siamo qui, siamo, Siamo. siete con Guido Amato, che avete già incontrato un paio di settimane fa sul mio canale YouTube. Guido Amato è a sua volta un fotografo artista, oserei dire io, perché c'è. Prego, Grazie, prego, grazie. prego, prego, prego. Un fotografo artista. Il motivo del contendere è quattro chiacchiere in bianco e nero, ve ne sarete accorti anche dalla splendida cromia e dalla saturazione dei colori di questo video. D'altronde, se ce l'hanno fatto i fratelli Coen con l'uomo che non c'era, ce la possiamo fare anche noi. Dovremmo provarci, sì. Assolutamente. Siccome l'altra volta mi hanno tacciato del fatto che giustamente non facevo parlare l'ospite, allora questa volta io me ne starò Ma per una giustamente volta. però non lo facevi parlare. Ma giustamente mi tacciavano. Allora, questa volta rivolgo immediatamente la parola a Guido con una domanda che dice tutto e non dice niente, e cioè perché nel terzo millennio, visto che la fotografia è nata a metà dell'Ottocento in bianco e nero, ma per limiti tecnici, non per scelte, diciamo, di linguaggio, la fotografia a colori è nata negli anni 30. E quindi sono quasi 100 anni che comunque esiste la fotografia a colori, e nel frattempo, oltre alla pellicola, adesso abbiamo l'iridescente e senescente, non ancora senescente, l'iridescente e La giovinetto no, no, giovane no, non giovane neanche giovane. digitale, col quale si può decidere impunemente se scattare in bianco e nero a colore. Passo la parola a Guido Amato perché ci racconti in maniera succinta il suo punto di vista nella sua professione, tra l'altro, e nella sua arte, del perché e se scatti in bianco e nero. Io scatto sicuramente in bianco e nero e scattare in bianco e nero è una cosa che chiaramente non deriva dal digitale per quanto mi riguarda, per quanto io uso in maniera spinta il digitale, ma più che altro per il lavoro vero e proprio, al di là delle attività di ricerca, artistiche, queste cose qua. Ma diciamo che l'analogico, indipendentemente da tutto, Io deriva. chiedo scusa al valente, una nota di servizio: alzi leggermente il volume della Yes, voce. ok. Sicuramente l'analogico è una cosa che ho frequentato per motivi anagrafici e quindi lì ho imparato a fotografare e non c'era via d'uscita. Sicuramente all'epoca il bianco e nero innanzitutto era quella cosa che aveva diciamo una primaria importanza in quello che era l'attività di conoscenza della fotografia. Quindi da lì era la base di tutto. E infatti, dobbiamo anche dire, almeno del vero, che al di là diciamo, dei trascorsi e non trascorsi, però la verità è che questo signore è lui che mi ha insegnato a fotografare, a usare il. Sì, no, mi ha insegnato a fotografare, nel senso che mi ha insegnato chiaramente quelli che sono I rudimenti. le basi fondamentali per le quali noi riusciamo a prendere, a riprendere, a fare delle fotografie in analogico. Dal mio canto, qui io sono un ragazzo del 1958, io ho iniziato a scattare in bianco e nero per due motivi. In quel periodo c'era anche il lobby del bianco e nero, nel senso che la gente aveva la macchina fotografica e tutti avevamo il nostro bravo ingranditore sulla Certo. lavatrice in bagno di servizio, per cui scattavamo, sviluppavamo e stampavamo. I motivi erano due: perché potevamo seguire in maniera fascinosa l'intero percorso dalla ripresa allo sviluppo alla stampa da un lato, e l'altro era anche un motivo oggettivamente economico e poco artistico, perché scattare in bianco e nero costava immensamente meno che
che chiaramente scattare a colori e stampare a colori, senza contare il fatto che poi comunque la stampa nel 90% dei casi veniva fatta da terze parti e non c'era il gusto di dire questa l'ho fatta io. Certo, è chiaro che poi appunto il colore richiede tutta l'attività di processo oggi invece, terzi che non ecco, oggi invece c'è la scelta, nel senso che si può scegliere su pellicola se scattare in bianco e nero o a colori, anche se ci sono delle differenze di prezzo, ma comunque le passioni e gli hobby dei prezzi ce li hanno, o si può scegliere una fotocamera digitale e decidere se scattare o a colori o in bianco e nero a seconda, diciamo, del... Sì, diciamo che la cosa più interessante del digitale, al di là del togliere la saturazione all'immagine, che nasce inevitabilmente in RGB, cioè a colori, a meno che non siano come l'altra volta avevamo visto macchine che lavorano solo sulla luminanza, cioè macchine monocromatiche. Però la cosa bella del digitale era luminanza, vero? Perché ci fu un errore. Sì, no, perché a un certo punto ho detto crominanza, è nata la luminanza. Luminanza! La luminanza, vabbè, fondamentalmente è la parte, diciamo, tolti i colori che il sensore legge e che definisce chiaramente l'immagine sul sensore. Cioè, che è la base, poi in realtà lo stesso principio che esiste nella fotografia argentica. Cioè la fotografia argentica, per lo stesso principio, la monocromia, lavora esattamente su questo stesso principio. No, appunto, adesso dopo tutte queste chiacchiere, appunto, diciamo, è chiaro che queste quattro chiacchiere. Queste quattro chiacchiere in bianco e nero. Poi, appunto, quello che poi rimane è il buon consiglio che noi chiaramente non possiamo dare tendenzialmente. Non però, avendo Castelli. Esatto, però l'idea è quindi di. Di concentrarsi, cioè quello che è il limite, cioè dire proprio scattare meno e scattare meglio, questo è il concetto, cioè e dire vabbè, segue il processo, che sia digitale, che sia anche quindi camera chiara, che sia in bianco e nero, analogico, camera obscura era la camera usata dai pittori, oscura. Sì, diciamo che la fotocamera in realtà esiste da sempre più o meno, e esatto. Quello che mancava era evidentemente il supporto sensibile. Non dimentichiamo che il foro stenopeico è stato una scoperta casuale in una caverna ai tempi degli antichi greci, attraverso il quale guardavano le eclissi di sole, quindi la fotografia stenopeica, anche se non aveva un medium, è nata migliaia e migliaia di anni. Quindi la domanda è: come facciamo a trattenere queste immagini, a registrarle? Come facciamo? Facciamo per esempio della fantastica fotografia bianco e nero analogica. Allora, detto ciò, quindi bisogna seguire delle regole. Queste regole sono imprescindibili dal fatto di ottenere un'immagine che sia, diciamo, leggibile, quindi con buona pace di tutte le espressioni artistiche, le cose. Comunque c'è un senso del medium e quindi e quello è. E quindi dovremmo anche adattarci all'idea di avere un pubblico, quindi di conseguenza su questo dovremmo seguire, come Gerardo ci ricorda spesso e volentieri, dei processi che devono essere assolutamente utilizzati, anche perché il rischio è quello di perdere tutto, cioè un fissaggio sbagliato, una mala interpretazione di quella che potrebbe essere la scelta della pellicola e la giornata, quindi anche lì capire quali sono, diciamo, gli strumenti, cioè le pellicole che possono avere una certa tolleranza, altre che non ce l'hanno. Quindi vuol dire che in base a quello che noi vogliamo fotografare dovremo scegliere, giusto? Corretto. L'oggetto giusto. Adesso la domanda è: ma secondo te, Gerardo, detto tutte queste simpatiche cose, cioè tu colore non lo fai mai, lo fai soltanto in digitale? Il colore lo faccio solo in digitale, lo faccio esclusivamente a livello strumentale per fotografare fotocamere per i miei articoli. Non scatto a colori mai, assolutamente. Scatto sempre solo in bianco e nero e scatto sempre solo in bianco e nero su pellicola. Oddio, non sono l'unico al mondo, ma non è una scelta, e con questo non è che voglio dire mi sento superiore a chi scatta a colori o a chi scatta in digitale a colori in bianco e nero. È una mia scelta, ormai è una scelta che dura da oltre 40 anni, io continuerei con questa scelta, anche perché in questi 40 anni e tuttora continuo a sbagliare, a imparare, a capire dai miei errori quello che va fatto e quello che non va fatto, quindi è una scelta in divenire ed è una scelta che attraverso il mio canale YouTube, attraverso il mio sito, voglio anche lasciare a livello divulgativo ai poster
e ai posteri in tutta franchezza. La larga sentenza, ma è appunto questa cosa che secondo me è importante, perché la domanda era banale, retorica e simulata, non è vero, però il senso era... No, ma è davvero così. C'è il divenire, cioè il discorso è questo qua. Il fatto è che comunque il bianco e nero, probabilmente nei processi analogici, ma non soltanto fotografici, il bianco e nero ci consente di fare questa roba qua, cioè probabilmente di misurarci con lo strumento e in qualche maniera tentare di migliorare, di capire bene l'errore nella fatica di doverlo fare. Il digitale è tutto... La fatica, secondo me, ha una sua valenza. Esatto. Non è che siccome hai faticato molto, quindi la foto è bella, però... Come diceva Hegel, il lavoro ha un valore formativo in se stesso, cioè nel senso che comunque, non arrivare poi ad altre declinazioni, però... Diciamo ha un che lavoro formativo in se stesso. Ha un valore formativo in se stesso. E infatti, in questo, soprattutto cioè... di recente, da quando ho iniziato... Ho sempre scattato anche su banco, ma in questo periodo ho recuperato il banco ottico, anche se sono in formato 10-12, vi confesso che quando scatti una o due piane con un banco ottico, porti a casa due scatti, non è una questione poi solo di qualità o altre cose del genere, ma la difficoltà estrema, il pericolo che è insito nel banco, nell'aver caricato correttamente la pellicola, sviluppata, eccetera, quando porti a casa lo scatto perfetto, veramente non riesci più neanche a guardare la macchina di medio e piccolo formato. È sbagliato perché l'obiettivo finale è l'immagine e non come è stata fatta e con che cosa è stata fatta. Però, come diceva Hegel, il lavoro è un valore formativo in se stesso. Non è vero, quindi... l'ho inventata adesso, però mi piaceva. No, non è vero, forse l'ha detto. Però è bello, suona bene. Suona bene, va bene. No, allora, direi che a questo punto noi, come diceva Ben-Hur, tiriamo i remi in barca. Esatto, anche perché siamo per essere, diciamo, sì, speranati. Assolutamente. Vi ringraziamo per il vostro tempo. Vi ricordo ancora, iscrivetevi al mio canale YouTube. Andate sul mio sito gerardobonomo.it, scattate possibilmente su pellicola bianco e nero e ricordatevi i miei corsi, sempre one to one, non workshop, quindi corsi individuali di ripresa, sviluppo e stampa, piccolo, medio, grande formato. Direi che a questo punto la chiudiamo qua con un saluto corale, con la K o con la C? Con la C, saluto corale. Con la C. Lui non lo può fare perché non è abituato. Dal vostro, come sempre, affezionatissimo, iridescente, senescente e come sempre, anche se questa volta non ha senso, però potremmo invertirlo a colori, monocromatico, Gerardo Bonomo, e dal monocromatico, Guido Amato. Guardate com'è vestito Guido Amato, quindi alla prossima, vi spero numerosi, vi auguro il meglio, come sempre, e Valdheim!